Ciao a tutti, siete nel canale In Polso della Terra. Mercoledì 20 gennaio verso le 15 è venuta una violenta esplosione nel centro di Madrid. Almeno 3 persone sono morte e una scomparsa. 6 persone sono rimaste ferite. L'esplosione ha distrutto 4 piani di un edificio situato in via Toledo 98. Secondo il Pais, i morti sono una donna di 85 anni che passava per strada e un uomo la cui età è ancora sconosciuta. I dati sulla terza vittima dell'esplosione non sono ancora stati riportati. Tra i feriti, un uomo di 26 anni ha sofferto di più. È stato ricoverato in ospedale con ferite moderate. La versione principale di quanto accaduto è ancora l'accensione a gas. Secondo i residenti locali, poco prima della tragedia hanno sentito un odore specifico nella zona. Secondo le prime informazioni, l'esplosione è avvenuta durante un controllo da parte di 3 operai di un impianto di gas nel retro dell'edificio danneggiato. Manca uno dei operai. Grazie per aver guardato il video, non dimenticate di fare clic su mi piace e iscriverti al canale per essere a conoscenza degli ultimi cataclismi della pianeta.